Allora, coach Valerio Corvino, com'è la situazione in questo momento dell'Airbus? Abbiamo visto che ci sono anche degli arrivi nuovi, anche, purtroppo anche a scapito degli infortuni, ma l'ambiente dopo la bella vittoria di domenica si è ricaricato, insomma. Sì, work in progress, proprio questa è la frase più azzeccata per noi in questo momento. Oggi è arrivato un altro giocatore che ci darà una mano, perché ormai abbiamo avuto infortuni seri che, insomma, da quando sono arrivato praticamente non ho mai avuti, e quindi la società, insomma, abbiamo cambiato un po' questa squadra, abbiamo cambiato faccia, abbiamo cambiato identità e siamo ripartiti. In realtà il percorso prima della partita in casa contro Pasto l'avevamo iniziato, e è chiaro che la sconfitta non ha dato merito a quello che avevamo iniziato, però era ancora prematuro. E invece la settimana scorsa abbiamo lavorato molto meglio ed è arrivata una vittoria che Diciamo ringraziamo che molto. questo probabilmente è la cosa che ha diversificato la sconfitta, quella prima di Vasto e poi anche quella di Vasto. Abbiamo cambiato proprio Ecco, identità e appunto, abbiamo si è giocato anche cambiato. da più da squadra, insomma, più Sì, insieme. abbiamo preso consapevolezza. È un lavoro sia mentale che tecnico notevole, devo dire. Mi sta mettendo a dura prova questa cosa, però mi piace molto, e soprattutto i ragazzi sono molto, molto, molto ricettivi. E diciamo che siamo veramente ancora in costruzione, perché sono arrivati due ragazzi, abbiamo mandato via uno, in pratica poi non abbiamo sempre, come dicevamo prima, gli infortunati, e abbiamo cambiato completamente assetto, completamente strategia, e non lo sappiamo, abbiamo iniziato un percorso, sembra che abbia Beh, intrapreso se le un risposte discorso sono quelle serio. di domenica scorsa, mister, Non è stato un caso, perché è stato frutto di un lavoretto, cioè, davvero siamo, io che ho visto, ho seguito in TV sulle dirette che hanno fatto da Teramo, ho visto davvero dalla settimana prima, Sì, a siamo domenica, c'è stata completamente. proprio una metamorfosi. Sì, abbiamo cambiato il playmaker, abbiamo cambiato il 5, abbiamo cambiato il ruolo ad alcuni giocatori, a tre giocatori. Abbiamo dato il quintetto a un ragazzo che non aveva mai giocato, insomma, abbiamo cambiato completamente faccia, e ovviamente è stata una sperimentazione. Detto questo, siamo fiduciosi perché stiamo lavorando bene, onestamente, in allenamento da 2 settimane, però la C è un Beh, campionato dove certo. non affrontiamo, per esempio, Lanciano, che è una squadra come noi, una squadra Certo. buona, organizzata. Poi si vede nei video che sono tutte molto organizzate queste squadre, tutti gli allenatori studiano e i giocatori sono pronti per tutti, insomma. Comunque, gli ingredienti buoni per il momento ci sono. La squadra sta cominciando a recepire, il tifo, lei l'ha constatato anche la domenica col Qual è stato Vasto. il dispiacere più grande a partire Vabbè, ma col Vasto? domenica sarà la stessa cosa Lo so. perché dobbiamo veramente sostenerle anche dalle tribune alla squadra. Quindi lei ha visto l'ambiente che è carico, ci sono Sì, proprio le situazioni per poter far bene. siamo pronti, onestamente siamo molto più pronti di 2 settimane fa, e adesso abbiamo solo da reintegrare un po' gli infortunati, i giocatori, tirare un attimo, fare il più possibile fino al 15 dicembre, che è l'ultima partita, dopodiché ci mettiamo completamente a regime, ricominciamo a Certo. gennaio senza più. Una chicca per domenica, Eric Dragovic è pronto già per poter Dimitrov, giocare? Di me, scusa, Dimitrov di me. e Giordano, lui ha due cognomi, è arrivato ieri sera e oggi si allena con noi. Ieri ha fatto qualcosina, abbiamo visto qualche situazione. È ancora presto e non gli possiamo mettere dire tutto quello che abbiamo fatto in queste settimane, è un po' difficile, ma è un passo che dà fiducia, e soprattutto è un lavoro questo di integrazione verso i ragazzi nuovi che arrivano, che è notevole, perché non è facile assorbire questi colpi, però vedo che la squadra in questo, io ci metto anche tanto, però vedo che i ragazzi sono molto contenti e molto fiduciosi e apprezzano molto questo sforzo che la società sta facendo. Bene, non le voglio rubare altro tempo ai suoi ragazzi, la Bene, ringrazio per la disponibilità e in bocca grazie al lupo, buon a voi. Ci lavoro, ci vediamo vediamo bene. domenica sempre più Va carichi. bene, In bocca al lupo. grazie.